Le persone si innervosiscono e dicono: non dirglielo, Robert. Sì, sì, mi dicono: non dire alle persone quello che sai, tienile povere. Dal momento in cui ti pago, devi pensare come un mio dipendente. Dal momento in cui accetti lo stipendio, il tuo cervello muore. Ecco la fregatura. Gli imprenditori lavorano gratis. Finché hai fame, riesci a pensare. Il sistema educativo è disegnato per insegnarti ad essere un impiegato, un dottore o un avvocato, insomma, uno specialista. Ma mai si sofferma su come guadagnare. I poveri saranno sempre tra noi, perché tutto inizia dalla mentalità. È nelle loro parole, e le loro parole diventeranno carne. Quando dicono «non posso permettermelo» o «non posso farlo», cadono. Diventano ciò che dicono. Ho incontrato così tante persone che affermavano «non posso permettermelo». Pensi che i soldi crescano sugli alberi? Mio padre, che aveva un dottorato, diceva «cosa pensi che io sia, fatto di soldi? Non posso permettermelo». Invece il mio padre ricco avrebbe detto «per questo è ancora povero». La gente povera dice «non posso permettermelo, non posso farlo, non ho tempo». Perché è una via d'uscita, una scappatoia. È facile dire «non posso permettermelo, sono troppo stanco, non posso andare in palestra». E quando potresti andare in palestra, trovi la scusa «no, non posso». La verità è che sei troppo pigro per andarci. E cosa diceva il mio padre ricco al posto di dire «non posso permettermelo»? Come posso permettermelo? Come posso farlo? Una domanda apre la mente, un'affermazione la chiude, perché diventi ciò che dici. Le persone che sono sedute ora a casa, che stanno avendo problemi finanziari, che sono preoccupate o infelici a causa della mancanza di denaro, potrebbero fare un sacco di soldi, ma sono infelici con ciò che fanno. Probabilmente gli è stato insegnato. Al tuo superio è stato insegnato: trovati un lavoro, lavora duro, compra una macchina, oppure non diventerai mai ricco, il ricco è cattivo. Insomma, questo genere di cose. La povertà è contagiosa, è insegnata in famiglia. Anche rimanere nella classe media è insegnato in famiglia. Quindi devi cambiare il tuo set mentale, altrimenti i soldi non potranno aiutarti. E lo vediamo con le persone che vincono alla lotteria, le persone che fanno il loro patrimonio in pochissimo tempo. Hanno sempre lo stesso problema, perché la loro anima è quella di un uomo povero. Se sei povero, sarai sempre povero. È molto difficile che le persone lo capiscano. Sì, i soldi spariscono molto velocemente. Proprio per questo la maggior parte degli atleti professionisti fanno i milioni, ma il 65% va in bancarotta dopo 5 anni. È perché vengono da famiglie povere. Sfortunatamente, gli è stato passato geneticamente. Lo diceva il signor Lipton. Questa è la cosa che fa più paura. Se non vuoi imparare tutto questo, io non posso aiutarti. Ho avuto anch'io sfortuna. Ho avuto crisi finanziarie, persone che mi hanno pugnalato alle spalle. Ma va tutto bene, perché sono cresciuto. Questa è la spiritualità. Le persone che hanno paura di fare errori, proprio come viene insegnato a scuola, non cresceranno mai. Perché la spiritualità è: esiste il bene ed esiste il male. Il giusto e lo sbagliato, il sopra e il sotto. La maggior parte di noi vuole avere solo ragione o vogliono solo essere sempre positivi. Ma non si può avere tutto questo. Non è fattibile. In media le persone che sono povere lo sono perché non hanno mai sbagliato. Non prendono rischi, non hanno mai fatto errori, proprio come ti insegnano a scuola. Ciò significa che non imparano nulla. Ecco perché il sistema scolastico è fondamentalmente corrotto e antieducazionale. Una persona media direbbe: «Ehi, ma io sono un ottimo studente, non ho bisogno di nessun altro». Ma durante una partita di rugby, dei giocatori gli corrono addosso, allora si lamenta, dirà: «No, non è giusto, ma sai che ti dico? Che sei tu a star giocando in modo stupido. Dovresti avere una squadra. Dovresti avere degli avvocati, banchieri, riempirti di persone del genere. E non mi venire a dire che questo non è il gioco che vuoi giocare, perché puoi scegliere di non giocarlo. Il gioco del business è giocato con avvocati, banchieri e, odio dirlo, ma anche politici. Sai, devi conoscere il gioco. La gente dice: i soldi non sono così importanti per me. Beh, se i soldi non sono così importanti per te, significa che è reciproco. Mi spiego meglio. Se non ti importa dei soldi, ai soldi non importa proprio nulla di te. Le parole diventano carne. Dici: non sarò mai ricco, o la tua frase preferita è: i ricchi sono avidi. No, sono i poveri che sono avidi, se ci pensi, perché per diventare ricco devi dare qualcosa.
Ho dovuto produrre scatole, giochi e dopo quello ho comprato degli immobili. Ora fornisco case e lavori, tutto qua. Ecco perché sono ricco. Le persone avide non producono nulla. Einstein disse: «L'immaginazione è più importante della conoscenza, ma la conoscenza dà forza all'immaginazione. Ciò che alla gente manca di più sono conoscenze imprenditoriali reali, come imparare la contabilità, come gestire i debiti, le tasse. Nella vita devi saper fare tutte queste cose, ma non lo insegnano a scuola. Vedi, la maggior parte dei maestri nel settore scolastico non hanno un'etica. Insegnano materie che loro stessi non praticano. Ho imparato a malincuore cos'è un insegnante fasullo. Un insegnante fasullo è colui che vuole solo un lavoro. Insegnerebbe qualsiasi cosa. Ti insegnano come lucidare le scarpe così da venir pagato di più, ma in realtà non sanno cosa stanno insegnando. Una delle cose che consiglio alla gente di trovare nella vita è un insegnante vero. Di lasciar perdere maestri falsi, chi non mette in pratica quello che insegna. Un insegnante vero fa ciò che insegna ogni giorno. Il nostro sistema educativo ci fa diventare deboli. Infatti nelle scuole abbiamo questa cosa chiamata effetto a grilletto. Ovvero, in quanto maestro, non puoi dire nulla che faccia innervosire lo studente. Non vogliono introdurre nulla che possa modificare il loro punto di vista. Alcune persone dicono: perché non regali soldi ai bisognosi, ma non pensano che, facendo così, creerei ancora più povertà. Dai ad un uomo un pesce e mangerà per un giorno. Insegnagli a pescare e mangerà per tutta la vita. Se dessi ad un uomo un pesce, mi ritroverei il doppio delle persone che pretendono la stessa cosa. Se invece insegni loro a pescare, assumono abitudini proprie e finché queste abitudini non si rompono, non possono cambiare. Le nostre scuole non lo insegnano, anzi, la scuola insegna quasi l'esatto opposto. La ragione per la quale una persona media è ancora povera è dovuto al fatto che non hanno mai fallito, proprio come insegnano a scuola. Ciò significa che non hanno imparato niente. Perciò il sistema educativo è fondamentalmente corrotto, totalmente anti-educazione. Quindi quello che dico ai giovani è di trovare il loro gioco finanziario. Il mio gioco finanziario, ad esempio, è numero 1, l'impresa, numero 2, l'immobiliare. Per questo non pago legalmente le tasse, è per questo che Trump non paga legalmente le tasse. È una combinazione dell'azienda e dell'immobiliare che ci dà un vantaggio ingiusto rispetto ad un impiegato che non sa che cosa fare. Le persone piuttosto preferiscono stare sedute in panchina anziché giocare. Uno dei modi migliori per diventare ricchi è giocare a Monopoli nella vita reale. Posiziono 4 case verdi e un hotel rosso in questo quartiere e così via. Ti chiederai se è tutto qui il segreto? Beh, sì, confermo che è tutto qui. Se potessi avere un qualche tipo di telefono per fare una chiamata e dare un consiglio al me stesso di 20 anni fa, gli direi di continuare ad andare avanti e di fare quello che deve fare. Semplicemente di vivere la vita al meglio. Che è poi quello che ho fatto in realtà. Nulla di quello che ho fatto era sensato. Riesci ad immaginare di licenziarti dal tuo lavoro che ti dà $120,000 all'anno per guadagnare $200 al mese? Andare a lottare in Vietnam e quasi morire? Non aveva alcun senso, ma è stata la miglior decisione che potessi prendere in quel periodo. Penso che la maggior parte delle persone faccia decidere le sorti della loro vita ai genitori o agli amici. Hanno troppa paura di fallire, ma è fallendo che avrai successo. Guarda persone come Edison. Ha fallito 1014 volte prima di inventare la lampadina. La nostra scuola ti punisce se fai errori. Per questo abbiamo così tante persone che hanno paura di ammettere di fare degli sbagli, oppure che sono terrorizzate dal fallimento.